Maria Raffaella Russo, che ovviamente ha studiato a Siena prima scienze dei beni archeologici e poi la magistrale in archeologia, mi ha chiesto la tesi in museologia e museografia, chiedendo se poteva cimentarsi nei luoghi a lei ben conosciuti con un progetto di valorizzazione. Questa è stata una tesi che vi dicevo un po' più complessa perché in questa tesi, che è stata tra l'altro, scusate, non l'ho detto, correlata da Annalisa Di Zanni, che conoscete bene, e a cui sono grato per la mano che mi ha dato, perché è stata un po' l'osservatrice locale, la guida della Russo a livello locale, si è riusciti a in qualche modo a censire un patrimonio che è il risultato di una straordinaria ampiezza e vastità dal punto di vista delle tipologie proprio di beni. Come vedete, in questo progetto d'area, che non aveva niente di più che nell'intenzione di creare un progetto di valorizzazione, semplicemente pianificare degli itinerari di tipo integrato nella zona del Gargano, perché il Gargano di per sé è già uno spazio geografico enormemente sviluppato con una serie di comuni al proprio interno, per cui già censire semplicemente tutte le caratteristiche, gli oggetti, scusate, chiamo gli oggetti, questi aspetti culturali del Gargano in schede e trasformarli evidentemente in schede, era già di per sé un'impresa che poteva essere tranquillamente il lavoro di un dottorato. Ci siamo però, insomma, messi d'accordo per provare ad impostare degli itinerari di tipo integrato e quindi delle così addestrare la Russo nel abituarsi evidentemente a fare un tipo di progettazione che poi avrebbe potuto essere sviluppata tranquillamente in modi più estesi. È chiaro che in questo caso la chiave area, progetto d'area, era fondamentale, cioè non era più un museo, non era più un parco, ma era uno spazio geografico estremamente ampio. Solite schede, adesso non vi annoio più tanto, ma come vedete la base è sempre quella, con il censimento del Museo Civico di Mattinata, del comune di Mattinata naturalmente. La posizione, portale web, email, profilo giuridico, forma di gestione. Ecco, le forme di gestione in questo caso mi interessava approfondirle un po' di più perché dalle forme di gestione poi si capisce la vivacità anche del, come ho detto già prima, la vivacità del polo produttivo, propulsivo e soprattutto degli incredibili strumenti di gestione che abbiamo in Italia e come vedrete anche estremamente diversificati nella gestione dei musei e dei parchi. La forma di gestione è Paleoteca, associazione culturale, recentemente è stato nominato il nuovo direttore scientifico. Anno di istituzione, fondato nel 1982, aperto al pubblico nel 90. Orari di apertura con i modi d'accesso, l'ingresso, il costo dell'ingresso, le sale visitabili, tipologia delle raccolte, criteri di allestimento, tipologia delle esposizioni, ricostruzioni 3D, manufatti di archeologia sperimentale, servizi al pubblico, allestimento di mostre, sala convegni, collezione informatizzata, mediateca. Al momento non sono attivi il servizio biglietterie e caffetterie. Archeologia sperimentale. Evidentemente Paleoteca è un'associazione culturale che è nata, immagino, come associazione che faceva archeologia sperimentale e non è raro, devo dire, ormai trovare queste associazioni ai comandi di queste forme di valorizzazione dei comuni. Così come ho fatto gestire in qualche modo la sterminata quantità di dati esattamente sotto forma di schede provenienti dal territorio del Gargano, per cui avete la necropoli nel comune della Salata, nel comune di Vieste, con soprattutto gli aspetti correlati nella scheda, gli aspetti con diciamo esplicitati più che correlati nella scheda, gli aspetti della musealizzazione all'aperto, cosiddetta dell'area archeologica e naturalmente attraverso la forma di gestione. Anche qui si scoprono le cose più incredibili, cioè è una proprietà privata in affidamento al WWF di Vieste,
e all'Unione Operatori Turistici UniOptur di Vieste. È in corso l'iter per la costituzione di un'oasi, ovviamente del WWF. Il servizio visibile è attualmente curato dalla società Sinergia SNC Servizi al Turismo. Perché è interessante? Perché l'aspetto del WWF è un aspetto assolutamente privato. Io non so se voi sapete come funziona il sistema delle oasi del WWF, cioè si tratta di angoli di natura casualmente sopravvissuti alle speculazioni edilizie, allo sviluppo incontrollato dell'urbanistica, eccetera, eccetera, semplicemente perché un'associazione di privati l'ha acquistata e attraverso le proprie cooperative le gestisce. Mi pare che il sistema delle oasi del WWF in Italia si ammonti a 300 passa più unità, per cui è un aspetto che, voglio dire, ha sviluppato molto prima di molte delle nostre leggi regionali che si sono ispirate poi alla legge quadro nazionale sulle aree protette, che è del 1991, forme di gestione dei beni naturalistici. Capite cosa voglio dire? Cioè, e ha trovato anche lo strumento di gestione. Il tutto attraverso un'azione completamente privata, con una finalità che a questo punto però è pubblica, nel senso che si fa formazione, si fa sensibilizzazione all'interno di queste oasi, si fa soprattutto education, quella che in ambito anglosassone si chiama education, cioè un processo di sensibilizzazione dell'individuo fatta a scopi educativi. Integrando evidentemente le conoscenze dell'individuo in tema di beni ambientali, protezione della natura e dal punto di vista della fruizione, evidentemente insistendo su certi tipi di target di pubblico. È chiaro che i primi utenti di queste oasi del WWF sono le scuole. Quando avevano i fondi per potersi permettere, un altro inciso che togliete dalla lezione, quando avevano i fondi per potersi permettere le uscite, insomma le visite in esterno. Però è un fenomeno da censire, capite cosa voglio dire? È un fenomeno interessante perché l'area, l'oasi WWF, quindi l'area privata classificata come oasi WWF, ha tutti i diritti di entrare nel sistema di gestione delle aree protette della provincia o della regione, capite? Solo che è un'altra classificazione giuridica. Però questo non fa differenza dal punto di vista del turismo. Mi spiego? Cioè al turista poco importa se quella è un'oasi, è una forma giuridica privata, un'oasi WWF, o se quella è un prodotto di una legge regionale sulle aree protette. Capite cosa voglio dire? Quindi se è una riserva naturale o su un parco regionale. Non gliene importa quasi niente al turista, l'importante è che ci sia una capacità di trasmettere un piano unitario, un senso unitario alla sua scoperta, al suo senso della scoperta, al viaggio che sta per compiere, evidentemente alla scoperta di nuove località, di nuovi posti. Mi sono spiegato? Faccio riferimento soprattutto al sistema privato di gestione, perché? Perché nel pomeriggio io vi darò alcune indicazioni su come sono riuscito a finanziare in modo del tutto privato alcune operazioni per cui non c'erano più i fondi. E secondo me questo aspetto della gestione privata invece rappresenta, soprattutto, scusate, non vi ho detto che la gestione privata si basa sulla proprietà dell'oasi, cioè l'oasi è proprietà dell'associazione del WWF Italia, che è organo italiano del World Wildlife Fund, cioè dell'associazione internazionale, e sulla base di questo, evidentemente, sulla base del fatto che sia una località privata nel senso della natura, del bene naturale conservato all'interno della proprietà privata, l'oasi è aperta al pubblico attraverso una forma di gestione privata esplicitata dalla cooperativa. Questo non toglie che la necropoli della Salata è sempre di proprietà dello Stato, come bene culturale di tipo archeologico, su questo non c'è dubbio, per cui ricade al di sotto
delle forme di tutela espresse dallo Stato italiano attraverso le sedi periferiche del Ministero per i beni culturali e ambientali, cioè le soprintendenze. E un profilo giuridico dei musei, come vedete, comunale, statale e altro della zona del Gargano, questi sono strumenti che ormai conoscete. Ecco, invece, quello che è interessante osservare sul Gargano è, lo vedete, il 31% dell'istogramma relativo alla tipologia di gestione dei suoi musei e aree archeologiche nei comuni indagati, con un medio-alto livello di valorizzazione. Io lì ho fatto distinguere il livello di valorizzazione, cioè abbiamo dato un voto ai siti rispetto alla condizione, allo stato attuale della valorizzazione attuale. Qui siamo un livello evidentemente medio-alto di valorizzazione. La gestione comunale statale, barra statale, è il 31%, il 69% è altra gestione. Ecco, questo è un dato, secondo me, assolutamente importante, di cui non sono ancora in grado di riflettere bene, se non a un livello molto generale, ma certamente chi di voi conosce la realtà del Gargano probabilmente può riflettere molto meglio di me. Ecco. Però è un dato che io ho ottenuto attraverso la redazione di una banca dati. Vedete, l'accessibilità dei siti archeologici attraverso valori ci dà degli aspetti abbastanza preoccupanti. Che vuol dire? Non fruibile 63%, fruibile con difficoltà 17%, mediamente fruibile 9%, pienamente fruibile l'11%. È chiaro che un archeologo deve imparare molto da questi dati, nel senso che poi si tratta di, come vi dicevo, trasformare il lavoro da analitico in scegliere, fare una scelta su quali siti investire perché siano pienamente fruibili. Ecco. Altro aspetto, le forme di gestione privata. Un aspetto che non viene mai studiato nel nostro paese è l'aspetto, come vi ho fatto vedere adesso, relativamente all'associazionismo nel settore dei beni ambientali o naturali, come si dice, cioè il WWF Italia e le attività promosse ma il WWF Italia è una delle forse la più grande, probabilmente, posso dire un errore, posso fare un errore, non conosco esattamente la realtà delle associazioni nel settore ambientale, però ce ne sono diverse, mettiamo Legambiente, che hanno ormai una capacità di sviluppo di attività piuttosto consistente. Essendo archeologo mi interessava, e anche perché provengo da quell'ambiente, mi interessava analizzare, attraverso un'altra tesi di specialistica, il fenomeno delle associazioni archeologiche e il loro inserimento all'interno della realtà gestionale italiana dei musei e dei parchi. Allora, stessa scheda, leggermente diversa. Vediamo il nome dell'associazione, Gruppo Archeologico Romano, città, provincia, regione, Roma, Lazio. Altre sedi, 11 sedi nella provincia di Roma. Eventuale appartenenza ad associazione, diciamo, di tipo così, di marchio di associazione. E il Gruppo Archeologico Romano appartiene ai Gruppi Archeologici d'Italia. Contatti, indirizzi, website, numero dei soci iscritti, 400, età media dei soci. Perché età media dei soci? Perché mi interessava capire l'evoluzione del fenomeno associazionismo in Italia e in particolare associazionismo dei beni culturali. Perché? Perché se io capisco l'età media dei soci di un'associazione culturale, capisco anche i target ai quali io mi posso rivolgere se devo creare delle operazioni su uno spazio geografico, su un territorio particolare. Io mi sono iscritto al Gruppo Archeologico Romano a 14 anni. Ho vissuto quasi tutta gran parte della mia gioventù all'interno del Gruppo Archeologico Romano e ne sono uscito che avevo 35 anni, d'accordo? Sono ancora iscritto al Gruppo Archeologico Romano, però non mi considero più tra i soci attivi, naturalmente, sono in pensione. L'età media degli anni 70 era un'età molto, ma molto più bassa rispetto a quella degli anni 2000, perché oggi la media è 40 anni, il che significa che
almeno il 60% della componente dell'associazione è formata da pensionati. E viene abbassata questa media da giovani o ex giovani, come osiamo definirli oggi, d'accordo? Per cui è interessante per approfondire che cosa? L'aspetto dei target dell'associazionismo e quindi il fenomeno poi sociale dei progetti, cioè la ricaduta sociale dei progetti che noi attiviamo. Anno di fondazione 1963, attività di sensibilizzazione, visite guidate ai monumenti, mostre, attività di formazione, convegni, seminari, corsi, viaggi, attività didattiche, lezioni, corsi, archeotrekking, attività sul campo, escursioni, archeotrekking, organizzazione campi di scavo archeologico, campi scavo anche junior, località campi di scavo, Tolfa, Faleri, via Merina, pubblicazioni frequenti, altro, progetti con soprintendenze, progetti con enti locali, collaborazioni, enti museali, altre collaborazioni. Ecco, da queste schede è nata un lavoro che è stato pubblicato di Claudio Corsi, non l'ho detto, scusate, la tesi è di Claudio Corsi, e Claudio Corsi ha pubblicato questo lavoro di grande interesse per capire il ventre, un po' la pancia dell'archeologia italiana dal punto di vista non tanto del mondo accademico o del mondo delle soprintendenze, ma del mondo dei cittadini, capite cosa voglio dire? Ecco, da cui si capiscono evidentemente tendenze, manifestazioni, richieste, necessità, bisogni, eccetera, eccetera. I soliti grafici che commentano la distribuzione territoriale, come vedete, per esempio la Toscana è certamente la capofila nell'associazionismo, perché culturale in genere direi, e la Campania anche da questo punto di vista sono regioni molto elevate, la Sicilia e il Lazio, anche poi c'è la Puglia, le Marche e via dicendo. Attenzione, nel lavoro di tesi e nella pubblicazione relativa a questa tesi sono stati poi elencati anche gli aspetti neri o grigi di questa ricerca, cioè non da tutte le associazioni censite e le sezioni di queste associazioni Corsi è riuscito a in qualche modo a tirar fuori delle informazioni, perché sapete, sono privati, queste associazioni sono assolutamente private, per cui magari c'è un indirizzo di posta elettronica che è l'indirizzo del direttore di una sezione sperduta in provincia di Viterbo. Risponde, non risponde, non lo so, e quindi gli è stata mandata una scheda di quel tipo di censimento e ovviamente nella tesi poi è pubblicato il riferimento tra schede inviate e schede di cui possediamo poi i dati finali sostanzialmente. Un altro dato importante, le associazioni in termini di iscritti, le dimensioni da 1 a 15, da 16 a 30, da 31 a 50, da 51 a 100, da 100 a 200, oltre 200, per avere ovviamente dei riferimenti geografici sulla distribuzione, vedete, delle piccole associazioni e delle grandi associazioni su scala nazionale. Sto parlando soltanto delle associazioni archeologiche, attenzione, per cui mi interessava avere una banca dati su questo aspetto. Poi vi spiegherò il perché. La distribuzione regionale per numero di soci rispetto appunto alle piccole associazioni e alle grandi associazioni. E poi la fondazione, come vedete anche questo è un dato che ha visto sostanzialmente un grande impennamento quando finalmente anche il mondo del cosiddetto volontariato, cioè delle associazioni, è stato normato all'inizio degli anni 90. E da lì, da quel momento in poi, ha avuto per esempio un forte incremento. La tesi, se non sbaglio, risale al 2006 è stata pubblicata nel 2010 in ogni caso. Scusate, non vi ho detto dove è stata pubblicata. È stata pubblicata sulla rivista online Archeologia Uomo Territorio. Archeologia Uomo Territorio, AUT. Mi pare nel 2010. Appartenenza, vedete, ad associazioni di tipo nazionale e certamente la più vasta, la più ampia nel settore italiano è il cosiddetto Archeo Club d'Italia, che copre, vedete, quasi il 60%, forse più del 60%, poco più. E poi il dato che mi interessava, iscritti per fascia d'età, da 18 a 35, adolescenti ex giovani, scusate, io ho una figlia, scusate, chiudete la registrazione.
ho una figlia adolescente e mi piace oggi prolungare il termine dell'adolescenza fino almeno a 30 anni, ecco. E dai 30 a 40 è un ex giovane e via dicendo. È uno scherzo, naturalmente, prendetela come battuta. Allora, da 18 a 35, come vedete, è un segmento che forse non è più così rappresentativo come nell'associazionismo invece era tra gli anni 70 e gli anni 80. Mentre invece il massimo proprio della classe di età è quella che va da 36 a 55. E questo lo dà proprio un segnale importante che possiamo leggere ovviamente non in senso culturale, ma in senso assolutamente sociale. Io non ho gli strumenti per leggerlo, probabilmente un sociologo avrebbe degli strumenti molto più appropriati dei miei per leggere questi fenomeni. Perché non ho gli strumenti per leggerli? Perché io posso organizzare dei programmi conoscendo che cosa? L'età e soprattutto la formazione culturale, gli interessi dei partecipanti alle associazioni. E capisco che se devo lavorare con chi ha sotto 18 anni, con dei minorenni, oppure con chi è in un periodo di formazione, per esempio universitaria, che è diverso, per esempio, dalle esigenze culturali che può avere un pensionato, per esempio, d'accordo? O da chi fa tutto un altro lavoro rispetto all'ambiente archeologico dell'associazione e evidentemente ha interessi per questo, per i beni culturali, i beni archeologici in particolare, vuole esprimere la propria attività in modo costruttivo per proteggere, conservare e indagare i beni culturali. Mentre invece, ecco, oltre 55 è un dato che secondo me andrebbe aggiornato, è un dato certamente in crescita questo qui, che andrebbe monitorato con più continuità. E poi vediamo l'utilizzazione. Perché l'utilizzazione? Perché è interessante vedere come e questo lo dirò oggi pomeriggio quando vi farò vedere un quadro molto rapido relativo all'operazione del progetto Marsiliana d'Albegna, il cantiere di scavo di cui io ho la direzione scientifica in provincia di Grosseto, siamo in Maremma, in Toscana, e dove al disastroso epilogo che ha avuto il finanziamento alla ricerca da parte delle università, che da noi era supportato fino a qualche anno fa, fino al 2008, da specifiche voci di finanziamento per progetti di ricerca, ci siamo trovati col dissesto finanziario emerso nel 2008 ad avere da 10-12 mila euro circa all'anno, come avevo io, per sostenere cantieri e quindi formare gli studenti sullo scavo archeologico in esterno a 0 euro, e quindi a trovare evidentemente le forme e a inventarmi le forme per poter mandare avanti questi progetti, oltre che sempre per occuparmi naturalmente dello sviluppo professionale dei miei laureati. Conoscere la capacità e lo sviluppo dei cantieri di scavo gestiti dalle associazioni, quindi da enti privati che naturalmente lavorano in collaborazione con le soprintendenze per i beni archeologici competenti per area, attraverso regimi di convenzione che sono normati da convenzioni tra le associazioni e gli uffici dello Stato. Mi è stato molto utile per capire come in realtà questa sia una forma assolutamente di lavoro sul campo largamente praticata da molte associazioni. È chiaro che una delle soluzioni prospettate, che poi è stata quella definitiva, era quella di partendo dal fatto che uno statuto associativo garantisce, secondo me, un tipo di aderenza da una parte alla forma di conoscenza e conservazione dei beni culturali e soprattutto ai livelli poi di sensibilizzazione dei soci al problema e dello sviluppo dei beni culturali in Italia, mi attirava, diciamo, in modo particolare, perché in quel modo io avrei potuto anche cercare di coinvolgere le realtà locali. Mi spiego meglio. Se creo un'associazione di promozione sociale, come abbiamo fatto per sviluppare il progetto di ricerca di Marsiliana d'Albegna, stimolando evidentemente i miei laureati a impostare
la loro esperienza professionale per agire attraverso una onlus, per produrre dei servizi che fossero in qualche modo utili al territorio all'interno del quale agivano e dal quale e dal successo di queste attività avrebbero potuto in qualche modo decidere se promuovere una gestione dei servizi più professionale attraverso per esempio una cooperativa di lavoro. Evidentemente questo è stato un passo strategico perché ci ha consentito di avvicinare ancora di più le strutture decisionali locali, che sono poi i livelli amministrativi, partendo dal comune, andando alla provincia e passando finalmente per la regione. Capite cosa voglio dire? Cioè, noi cerchiamo di sensibilizzare i locali, i residenti, al bene culturale e soprattutto cerchiamo di sensibilizzare il residente attraverso la compartecipazione. Cioè, l'ideale sarebbe averlo come volontario dove? Nei nostri scavi, per esempio. Facendo che cosa? Facendo un corso di addestramento a che cos'è l'archeologia, quali sono gli obiettivi dell'archeologia, evidentemente sul campo, come ricostruzione di un processo storico della comunità che ha vissuto in quello spazio geografico e quindi in quel territorio storico, e poi soprattutto cercando di operare attraverso una sensibilizzazione che più è capillare e più avrà successo. Straordinarie, per esempio, sono state le iniziative che la nostra associazione ha potuto poi sviluppare con le scuole locali, attraverso la visita dei cantieri di scavo, attraverso l'organizzazione di conferenze, di mostre, dibattiti e via dicendo, insomma, proprio per sensibilizzare i giovani dell'area. Un altro aspetto molto interessante che le associazioni offrono è quello di dare supporto integrato, evidentemente laddove mancano i mezzi, per tenere aperte istituzioni museali. E come vedete, la Toscana, le Marche, la Sicilia e la Puglia vanno insieme al Lazio, vanno sempre in sequenza rispetto anche alla promozione di attività archeologica sul campo per erogare servizi di questo tipo. È chiaro che fino a qualche anno fa, secondo me, esisteva anche una percezione polemica dal punto di vista del professionismo, cioè degli archeologi, per esempio professionisti, rispetto a una possibile concorrenza da parte delle associazioni nella distribuzione, no, sul terreno del lavoro e nella possibilità poi di sottrarre evidentemente lavoro al settore professionale. È anche vero però che, e questo me ne sono accorto convincendo poi i miei laureati sostanzialmente a impegnarsi dal punto di vista dell'associazione, è anche vero che il fenomeno dell'associazionismo però induce di più lo sviluppo di politiche di staff, cioè di gruppo, di lavoro, che vince rispetto all'individualismo che spesso domina in certe scelte professionali che si fanno, e soprattutto contribuisce ad alimentare il fatto che il potenziale mercato del bene culturale in Italia, attenzione, non prendete il termine mercato in termini negativi, cioè come praticamente vendita di prodotti esclusivamente legati al valore del bene culturale in sé, ma come sviluppo di produzione di valore rispetto al prodotto che io non solo vendo, ma contribuisco a mantenere, a custodire e a tramandare, attenzione, sensibilizzando chi ci abita a contatto, attenzione. Si tratta di una scelta politica questa, è veramente una scelta politica, che il singolo può fare attraverso l'associazione, per esempio, che evidentemente avrà delle politiche di sviluppo, ma che mi aiuta ad alimentare un mercato che strategicamente per i beni culturali, in particolare per quelli che conosco meglio, quelli archeologici ed ambientali, è potenzialmente tutto il mondo. Nessun paese, né dell'Europa né del resto degli altri continenti, ha la concentrazione di beni culturali e ambientali che ha l'Italia. Nessun paese ha le caratteristiche così intimamente strette tra il carattere culturale e il carattere paesaggistico come il nostro paese.
Forse nessun paese come l'Italia è un paese che non ha sviluppato, e qui ci vado giù pesante, perdonatemi, una non politica dei beni culturali e ambientali come il nostro. Insomma, è veramente una situazione che grida vendetta e che è vergognosa con tutta la ricchezza del patrimonio potenziale che abbiamo. Allora, di fronte alle perplessità dei miei giovani laureati, io ho detto loro: guardate che non dovete guardare alla sottrazione di lavoro a una possibile cooperativa, a una possibilità SRL che si occupa di scavi archeologici, di beni culturali in genere, di valorizzazione. Voi dovete guardare a un mercato potenziale che è il mondo nei confronti del bene culturale italiano. E con questa operazione abbiamo iniziato, vi faccio vedere un paio di slide oggi pomeriggio, il progetto di Marcinara d'Albegna con i campi di ricerca, in campi internazionali di ricerca archeologica, dove ai responsabili di scavo, che erano professionisti, si affiancavano anche studenti di archeologia o di altre materie, spesso umanistiche naturalmente, che provenivano da tutto il mondo, più i volontari che provenivano sia dalla zona locale che da molti altri paesi del mondo. Il primo anno, nel 2009, abbiamo messo a punto questo primo campo di ricerca archeologica internazionale. Abbiamo avuto, pensate, in 3 mesi di lavoro, autofinanziati completamente, non solo autofinanziati, ma con la creazione di un minimo di utile di impresa, io lo chiamo, scusate, in maniera impropria, perché è un'associazione onlus poi è diventata, quindi non si chiama utile di impresa, ma comunque di utile, che è stato reinvestito. Abbiamo avuto, pensate, persone da 18 nazionalità diverse, 18 nazionalità diverse, di cui molte extraeuropee. Ecco, per il brand Maremma, per il comune di Manciano, all'interno del quale si trova il sito archeologico di Marsiliana d'Albegna, pensate che investimento, capite, dal potenziale, cioè da 18 paesi del mondo sono venute persone che noi abbiamo non solo introdotte al lavoro dell'archeologo e fatto fare esperienza dal punto di vista archeologico, ma abbiamo anche formato sul paesaggio della Maremma, ma abbiamo anche portato per esempio in visita dei vari processi produttivi, vedi l'olio, vedi il vino, vedi il formaggio, facendo loro visitare il frantoio, facendo loro visitare la cantina di produzione vitivinicola, facendo loro visitare il caseificio. E questa non è promozione, questa non è una forma di valorizzazione in termini turistici, se volete, del territorio. Ecco, questi sono gli aspetti su cui, secondo me, noi che lavoriamo nel settore beni culturali dovremmo riflettere. Cioè, è chiaro che ormai progetti di questo tipo non devono essere visti in contrapposizione, ma bisogna fare massa critica per creare movimenti d'opinione in questo senso, non tralasciando niente e partendo da un presupposto che l'Italia ha il dovere, secondo me, morale di mantenere il proprio patrimonio, di far conoscere il proprio patrimonio, questo ce lo dice già la legge, punto di vista di tutela e valorizzazione, ma soprattutto anche deve concedere, secondo me, la possibilità di trasferire attività e quindi di concepire progettazione relativamente al patrimonio esistente. E più c'è progettazione, più c'è lavoro nel settore dei beni culturali. Cambiamo ancora obiettivo e concludiamo con gli strumenti. Ecco, i sistemi museali, altro ambito che mi interessava censire e su cui ha lavorato Federica Rosati, che sta per pubblicare un estratto della sua tesi, è quello dell'organizzazione che di solito parte sempre dall'alto, regioni ma soprattutto province danno dei sistemi, cosiddetti sistemi museali. Sono ormai le province che determinano, l'unità provincia è un'unità di spazio geografico ideale per concepire sistemi museali, perché a parte piccole regioni che poi hanno fatto scuola, credo che voi abbiate già
avuto la lezione di sistema museo, se non sbaglio, sulla legge del 1985 della Regione Umbria, che su due province ha promosso questo sistema museale regionale, che è rimasto quasi un unicum in Italia, ma che è di grande interesse perché poi ha sviluppato poi un notevole aspetto dell'occupazione. Ecco, diciamo che su regioni piuttosto estese l'unità di sviluppo provincia è un'unità di sviluppo molto buona per la creazione dei sistemi museali. E come abbiamo censito i sistemi museali? Esattamente con gli stessi criteri schedografici che, questa è la Toscana, con gli stessi criteri museografici che abbiamo censito, che abbiamo utilizzato per censire evidentemente singole unità. I musei nella provincia di Grosseto, scusate, i sistemi museali nella provincia di Grosseto, il sistema dei musei di massa marittima, tipologia del sistema, denominazione del sistema, estensione del territorio, musei o istituzioni assimilate, museo archeologico, museo di arte sacra, lago dell'Accesa, che è un sito archeologico, arte, storia e miniere, museo della miniera, torre del candeliere, antico frantoio, antica falegnameria. Ecco, questo è il sistema museale di un comune nella provincia di Grosseto. Sito internet, e poi ce ne vedete le istituzioni, qui mi interessava più censirle dal punto di vista oggettivamente del capire dove fossero, come fossero strutturati e soprattutto dove andassero, per cui vedete che sistemi maggiori, per esempio Musei della Maremma, sistema museale della provincia di Grosseto, sono diversi da quelli comunali, però raccolgono evidentemente realtà estremamente più complesse che richiedono appunto un modo di amministrare molto più complesso e via dicendo. Come vedete, da questo punto di vista si possono studiare dal punto di vista statistico i dati che vengono fuori dalla schedatura e ci sono utili per capire dove sta andando la progettazione. A dir la verità, informazioni di questo tipo sono abbastanza facilmente reperibili, se non così in dettaglio, dalla Regione Toscana, perché la Regione Toscana è un ufficio musei che produce un bel po' di materiale relativamente agli aspetti della qualità dei musei, degli standard museali, delle caratteristiche dei sistemi museali, e soprattutto è molto importante anche perché io raramente ho visto una catalogazione, censimento dei dati per esempio relativi ai visitatori così sistematica come quelli che fa la Regione Toscana. Devo dire che ha degli strumenti assolutamente di primissimo ordine. E dati su cui forse di più difficile accesso dal punto di vista dell'ufficio musei, però che sono stati analizzati, sono evidentemente i periodi di formazione dei sistemi museali all'interno delle province della Toscana. Come vedete, si tratta di un fenomeno che interessa sostanzialmente due decenni, cioè a partire dall'inizio degli anni 90, con una stabilizzazione soprattutto tra il 2000 e il 2010. Da questo punto di vista spero di essere stato abbastanza sistematico nel fornirvi appunto le fonti su cui mi baso per gestire appunto queste realtà. Vi ho fatto vedere soltanto alcuni casi. È chiaro che abbiamo in qualche modo sottoposto ad analisi 5 o 6 regioni italiane, e soprattutto un diverso numero di province che sembravano particolarmente interessanti per l'aspetto dei sistemi museali e dell'organizzazione di questi strumenti organizzativi. C'è qualcuno che ha delle domande rispetto a questa parte dei temi che abbiamo sviluppato? Cioè introduzione di stamattina e poi aspetti degli strumenti sviluppati o delle osservazioni semplicemente. Mi date anche l'occasione per fare una pausa. Io volevo quindi Prego. Sapere insomma, un po' su questa questione dei sistemi museali, se diciamo, questo tipo di analisi poi ha portato anche
diciamo, ad un quadro in cui, da cui emerge poi come funziona la gestione, se da un punto di vista diciamo, i musei che fanno parte di un sistema in qualche modo riescono a offrire più servizi, lavorano meglio, offrono anche opportunità di lavoro, eccetera, o diciamo, quali sono poi queste le caratteristiche, almeno in linea di massima, dei principali sistemi museali della Toscana, insomma, per capire qual è un modello che funziona o che, o se si sta dimostrando tanto. Allora, è una buona domanda questa, ma richiederebbe delle risposte molto articolate. In grande sintesi, l'organizzazione a sistema dà visibilità ad un sistema attraverso il portale di riferimento. Ci sono dei portali che sono quelli provinciali di solito, attraverso i quali si accede ai sistemi, e quindi già il fatto di avere un portale organizzato è un passo in avanti nella comunicazione dei propri contenuti, su questo non c'è dubbio. Due, per quanto riguarda le forme di gestione, la regione toscana è molto diversa. Perché? Perché ci sono dei sistemi, per esempio su base comunale, gestiti direttamente dai comuni, attraverso, io li chiamo in economia, nel senso attraverso strutture di riferimento che sono semplicemente una serie di dipendenti della pubblica amministrazione che sono dislocati proprio per la gestione di questi musei. Di solito si trovano dipendenti che non sono reclutati direttamente con questa funzione, ma spesso passano per esempio per ragioni di età, per ragioni di salute o per ragioni diverse alla funzione di custode oppure di guida all'interno di un sistema, di un circuito, scusate, guida è un termine non improprio, di persona di supporto che va ad aprire a seconda delle prenotazioni diversi musei, per esempio, di operatore, scusatemi, questo è il termine esatto, di operatore museale. In altri casi la gestione, per esempio, è pubblico-privata, cioè ci si serve o di associazioni o di cooperative che sviluppano, producono lavoro attraverso appunto evidentemente la promozione dell'offerta, non so, l'amministrazione dei luoghi o dei luoghi interni o esterni, perché ci sono anche dei musei, per esempio, che sono costituiti, formati da siti archeologici, ville, giardini e via dicendo. Oppure nella gestione del bookshop, per esempio, ecco, oppure nella gestione dei punti di ristoro riferiti a quelle realtà. Di solito si tratta sempre di forme di integrazione tra pubblico e privato. Ci sono poi dei casi vincenti, come quello che adesso vi presento del settore della Val di Cornia, e che lì è stata pensata proprio da un'esperienza a cui ho avuto la fortuna di partecipare, un'esperienza di tipo comprensoriale che aveva già dato i suoi frutti per quanto riguarda, per esempio, la pianificazione a livello comunale di strumenti urbanistici comuni attraverso un'associazione intercomunale negli anni 70, che poi, come dicevo prima, recentemente si è sviluppata nel cosiddetto circondario della Val di Cornia alla fine degli anni 90, e che ha prodotto sostanzialmente un erogatore di servizi comprensoriale che in qualche modo potesse pianificare alcune delle necessità, trasporti, formazione, protezione dell'ambiente, protezione dei beni archeologici, sviluppo, per esempio, produzione di o controllo dello Stato, per esempio, della rete dei sentieri, per dirne una, e via dicendo, a livello sovracomunale. Ecco. Il caso della Val di Cornia ha portato poi da queste esperienze, oddio, quella del circondario è venuta molto dopo, ma in ogni caso c'era già, esisteva l'esperienza dell'associazione intercomunale, alla creazione di una società di tipo assolutamente, dal profilo giuridico assolutamente privato, che è una SPA, che inizialmente era pubblico-privata, con la maggior parte del capitale
del pacchetto azionario in mano di proprietà dei comuni della Val di Cornia, quindi in mano a chi aveva effettivamente operato per la ricezione dei fondi europei e la creazione del sistema dei parchi della Val di Cornia, delle strutture alla base del sistema dei parchi della Val di Cornia, e che erano accompagnati nel pacchetto azionario da una serie di privati che evidentemente la maggior parte erano di produzione di servizi legati al turismo, campeggi, alberghi, autolinee di trasporto, che in qualche modo vedevano nella valorizzazione del territorio un valore aggiunto alla produzione di attività nel settore di cui si occupavano, chiaramente. Ecco, da questo assetto si è passati in anni recenti, se non ricordo male nel 2006, ad un assetto completamente pubblico della società, che è diventata una società che produce servizi di proprietà dei comuni, assolutamente controllata dai comuni della Val di Cornia. E se non ricordo male, dopo parliamo un attimo in dettaglio di questi aspetti, mi pare che il pacchetto azionario di maggioranza sia nelle mani del comune di Piombino, appartenga al comune di Piombino, che ha poi due dei parchi, diciamo, più sviluppati all'interno del sistema dei parchi della Val di Cornia. Non so se ho risposto in maniera sufficiente alla domanda. Vi dicevo, è molto varia la realtà, e anche cosa che non andrebbe registrata nella relazione, cassatela. È anche vero che molti sistemi poi museali restano squisitamente sulla carta. Questo è il punto, perché non hanno identificato che cosa, strumenti di gestione adeguati. Ci siamo? Allora, qualche altra osservazione, domanda? Allora, vediamo un attimo i parchi archeologici, ma partendo dallo spunto dei parchi archeologici, evidentemente tutte le forme di relazione open air relativamente ai parchi culturali. Quindi con parco culturale io ho una valutazione molto più ampia rispetto al parco archeologico. È un parco che raccoglie al proprio interno degli aspetti di interesse potenzialmente valorizzabili, che viene definito sotto questa etichetta parco culturale. Diciamo che è una ulteriore specificazione rispetto al singolo oggetto del parco archeologico. E faccio un'altra premessa. Io uso due termini assolutamente da non usare, inventati da me: parco pesante e parco leggero. Sono assolutamente termini, non credo di aver mai scritto, li uso a lezione, li uso proprio così in maniera brutale. Il parco pesante, perché uso, scusate, facciamo una pausa io, sapete perché uso parco pesante o parco leggero? Pesante di contenuti o leggero perché è divertente? Evidentemente no. Parco pesante è un parco che ha un perimetro, è perimetrato perché ha degli strumenti urbanistici alle spalle. E quindi di solito sono strumenti urbanistici o di tipo comunale, o di tipo provinciale, o di tipo regionale. Parco pesante è anche un parco nazionale. Il parco nazionale è istituito da una legge dello Stato. Il parco regionale è istituito ai sensi di una legge promossa dai parlamenti regionali, che sono i consigli regionali. Okay? I parchi provinciali sono varati dai consigli provinciali. Parco pesante. Il parco leggero, invece, e sul quale mi soffermo oggi di più, è una forma di valorizzazione leggera, che vuol dire che non ha particolari strumenti urbanistici alle spalle, ma che può essere agganciata a contenitori già esistenti. Che cosa vuol dire? Su uno spazio geografico definito. Che cosa vuol dire questo? Il progetto Archeovino è un progetto di parco, cioè si è estrinsecato, si sta manifestando in un parco leggero che è agganciato alla strada del vino e dei sapori Colli di Maremma, che si trova in un settore particolare della provincia di Grosseto. La provincia di Grosseto ha tre strade del vino e dei sapori,
di cui la Strada del Vino e dei Sapori, Colli di Maremma, se non sbaglio, è quella che raccoglie un'associazione di comuni più ampia. Esiste quindi un contenitore. Contenitore è il comune denominatore della iniziativa, cioè di una forma di valorizzazione che sta alle spalle dell'iniziativa che vogliamo già sviluppare. È chiaro che se individuiamo per un progetto di parco della storia della vitivinicoltura antica il contenitore della Strada del Vino e dei Sapori, come già esistente, noi non facciamo altro che agganciare la nostra progettazione in un contenitore di tipo pubblico / privato. Le associazioni che sono alle spalle delle strade del vino e dei sapori nascono da una legge della Regione Toscana che degli anni 90, che poi è diventata, pensate, al contrario di quello che succede con le leggi regionali, invece di ispirazione per una legge nazionale, cioè è stata prima la Regione Toscana a sviluppare la legge sulle strade del vino, dopodiché è stata recepita a livello nazionale dal Parlamento italiano che ha varato una legge nazionale sulle strade del vino, oggi si chiamano non più strade del vino ma strade del vino e dei sapori. E poi le regioni si sono, sapete, le leggi sono leggi quadro su cui poi le regioni si adeguano con la legiferazione di tipo regionale. Per cui il succo della faccenda è che il contenitore praticamente già esisteva e si trattava di un'associazione che comprendeva al proprio interno pubblico e privato, in quanto siedono nel consiglio di amministrazione dell'associazione che governa la strada del vino e dei sapori Colli di Maremma, sia le istituzioni pubbliche che i privati associati, che i rappresentanti dei privati associati, e come vedete è una forma di valorizzazione che cerca di promuovere che cosa? Il rapporto tra pubblico e privato all'interno di spazi geografici definiti da che cosa? È dalla definizione delle produzioni vitivinicole e delle tipicità locali sostanzialmente. Allora, parco leggero. Il parco leggero quindi non ha strumenti urbanistici che istituiscano in qualche modo e la perimetrazione e le funzioni del parco. Se poi vogliamo parlare specificamente dei parchi archeologici, il parco archeologico è un po' la chimera italiana. Perché? Perché nella definizione corrente, il cui ambito di riferimento è sempre l'articolo 101 che deriva dal testo unico sui beni culturali precedente del decreto legislativo 42 del 2004, il cosiddetto codice dei beni culturali e paesaggistici, lo chiamo codice d'ora in poi, nella definizione corrente non è altro che un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali attrezzato come museo all'aperto. Dunque, io non credo che un parco sia attrezzato come museo all'aperto, evidentemente è qualcos'altro rispetto a un museo o un parco, e quindi in qualche modo ho avuto già modo varie volte di scrivere e di manifestare il mio dissenso rispetto a questa definizione. In ogni caso, il parco archeologico, così come è inteso dal decreto, dal codice, evidentemente il più delle volte in realtà corrisponde a un'area archeologica, altra definizione che nel codice definisce il sito archeologico vero e proprio, quindi perimetrato, dotato di un regime giuridico particolare, eccetera, eccetera, e eventualmente attrezzato per la visita. Perché? Il fatto che non esista una legislazione specifica per i parchi ci rimanda sempre al solito problema, e cioè che è un problema su cui ho discusso varie volte proprio qui a Foggia vari anni fa, che nel settore perlomeno della conservazione dei beni culturali e in particolare della conservazione dei beni archeologici, dell'archeologia e del paesaggio, le migliori possibilità risiedono nella legge
che ha riorganizzato le aree protette in Italia, cioè nella famosa legge quadro 394 del 1991, da cui poi molte regioni hanno legiferato in sede di consiglio regionale. Perché? Perché all'interno dell'articolo 1 è determinata esattamente un'azione specifica fuori dell'archeologia diretta a conservare il paesaggio creato dagli insediamenti umani. Come vedete, non solo compare il termine già nel 1991 archeologia legata a formazione del paesaggio, ma proprio nell'aspetto dello sviluppo, come vedremo, della legislazione in ambito naturale, quindi nella tutela del bene naturale e quindi nella tutela del paesaggio ancora persistente all'interno dei sistemi protetti, un valore particolare è dato all'archeologia in quanto strumento di lettura del paesaggio. Gli strumenti di conoscenza del fenomeno, ne abbiamo parlato fino adesso, cioè di questo... ecco, qui l'ho citato in misura assolutamente minima, l'ho chiamato osservatorio minimo per censire i parchi archeologici e capirne le tendenze. Allora, alcune azioni specifiche verso i parchi archeologici sono state promosse dalle regioni, sebbene, come vi dicevo, esista una sensibile confusione tra area archeologica e parco archeologico a seconda del profilo giuridico del sito. E qui dovremmo vedere, sto parlando in senso generale, dovremmo vedere regione per regione e differenziazione per regione relativamente al profilo giuridico. Il futuro dei parchi archeologici è nella possibilità che l'archeologia del paesaggio, intesa come archeologia che studia l'evoluzione del paesaggio antropico, cioè dell'approccio delle comunità all'ambiente e nelle modifiche che queste comunità hanno apportato all'ambiente per estrarne che cosa? Le risorse utili alla sopravvivenza. Leggi paesaggio. Sviluppi contatti e progetti efficaci con gli architetti del paesaggio e gli urbanisti nell'attività di pianificazione, conservazione e valorizzazione. Pianificazione è un termine che è alla base della legislazione, io la chiamo di tipo urbanistico, che prevede evidentemente, è alla base poi della gestione dei paesaggi all'interno delle province, all'interno delle regioni, all'interno dello Stato, e che è pianificata attraverso strumenti particolari sviluppati dagli architetti pianificatori, pianificazione urbanistica, pianificazione paesistica per la pianificazione delle aree rurali, d'accordo? Paesaggio è la parola chiave in Italia per sviluppare nuovi indirizzi nelle azioni e nei progetti archeologici. Perché è una parola chiave? Perché è chiaro che la condizione del lavoro e dell'esperienza archeologica è una condizione essenziale, a mio parere, vi do una mia valutazione assolutamente personale, per poter capire e leggere la strutturazione profonda del paesaggio che spesso affonda in periodi molto antichi. Nel Medioevo, in qualche caso, affonda anche prima del Medioevo, nel periodo romano o, in qualche caso che ho analizzato personalmente, anche nel periodo etrusco. Perché l'azione dell'archeologo è importante in questi casi? Perché l'archeologo si è sempre a livello istituzionale occupato soprattutto di tutela, cioè di tutela del bene quando viene alla luce, sostanzialmente nel caso della tutela praticata e promulgata evidentemente dagli uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, cioè le soprintendenze per i beni archeologici. Un'azione invece progettuale che in qualche caso è condotta anche dalla soprintendenza e più volte è condotta dalle università attraverso i progetti di ricerca sugli spazi geografici. In qualche caso la pianificazione della ricerca può condurre ad azioni di conoscenza profonda del paesaggio e di evoluzione del paesaggio, partendo naturalmente da che cosa? Dal paesaggio contemporaneo. Il resto archeologico emerge dove? Nel campo arato contemporaneo, nella zona agricola contemporanea. Capite? Quindi l'evoluzione del paesaggio antico si ha
analizzando per carte di periodo, questa volta parlo agli archeologi, quindi per carte tematiche che passano a spiegarci l'evoluzione del paesaggio agricolo dalla contemporaneità fino al periodo romano o preromano, attraverso la definizione appunto dell'uso delle campagne, sostanzialmente. Il lavoro dell'archeologo diventa fondamentale per capire le tappe di formazione spesso del paesaggio contemporaneo, attraverso evidentemente la forma che le comunità antiche hanno dato quel paesaggio e attraverso la persistenza di alcuni elementi antichi nel paesaggio contemporaneo. Un paesaggio minerario può essere un paesaggio antichissimo se le coltivazioni minerarie, come nel caso della Val di Cornia, cominciano in epoca in età protostorica e proseguono poi per il periodo etrusco, successivamente romano, le miniere medievali, fino alle miniere post-medievali e contemporanee. È chiaro che diciamo che poche volte in Italia si è vista l'utilizzazione del lavoro archeologico rispetto all'attività di pianificazione dei comuni. Ecco, il sistema dei parchi della Val di Cornia è una felice eccezione, perché la contribuzione delle attività archeologiche, il contributo che hanno dato, più che la contribuzione delle attività archeologiche, il contributo che hanno dato le attività archeologiche alla pianificazione dei parchi e quindi della tutela, partendo dal basso, una tutela che è stata tracciata all'interno dei piani regolatori, dei singoli piani regolatori generali dei singoli comuni, quindi sono gli strumenti urbanistici per eccellenza dei singoli comuni. Il lavoro dell'archeologo gli è servito a pianificare il sistema dei parchi e a dare un senso anche storico alla ricerca archeologica che è stata condotta per l'analisi dei paesaggi minerari, per esempio del comune di all'interno del comune di Campiglia Marittima, sede del parco archeominerario di San Silvestro. Quello della disneificazione, il rischio maggiore per i parchi archeologici, a mio parere perlomeno, è il problema della disneificazione. C'è una domanda per me? Sì, su Prego. Quello che ha detto prima, sul fatto dell'impiego degli strumenti urbanistici e quindi la collaborazione sì. tra gli archeologi che hanno effettuato gli scavi. Sì. Una domanda così... Non è polemica assolutamente. In questo non c'è un po' la mancanza da parte delle università che fanno ricerca? Assolutamente. Cioè, nel senso, io vedo che non hanno alla fine poi nessun interesse a coinvolgere nella conoscenza della ricerca pur importante archeologica che fanno gli enti. Cioè, spesso magari fanno queste conferenze sui risultati degli scavi tra pochi studiosi, però poi non fanno un'azione tale per cui anche il loro lavoro stesso, no, va ad essere considerato, per cui poi un parco archeologico resta morto. Io per esempio vedo la realtà di Siponto, io non vedo che il comune alla fine sia... Lo so. Il problema è... Dunque, lei è archeologa di formazione? Sì. Dunque, il problema è questo. Io credo di essere stato chiamato dai vostri colleghi per questo motivo unicamente, semplicemente perché cerco di collegare i mattoncini uno dopo l'altro e soprattutto cerco di vederli in una prospettiva poi finale di sviluppo di progettazione integrata. Non mi stancherò mai di ripetere integrata. Che vuol dire? Vuol dire che bisogna cercare di lavorare a contatto con le altre discipline, cercando di convincere le altre discipline che il contributo di tutti riesce a capire la realtà meglio che i singoli pezzi. Cioè l'archeologo riesce a capire singoli pezzi, il pianificatore riesce a capirne altri, l'amministratore altri ancora, altre necessità, altre oggettivamente, altre urgenze. Se riusciamo a... io dico, il mio sogno è che l'archeologo sedesse sempre nel tavolo delle commissioni urbanistiche dei comuni, per esempio, no? Ecco, per poter dare oggettivamente delle direttive poi ai piani regolatori dei comuni attraverso gli strumenti legislativi di cui dispongono i comuni. Però io ho una formazione archeologica, non conosco gli strumenti urbanistici se non in maniera molto superficiale, sostanzialmente.
Ecco, vedo che però pian piano gli archeologi finalmente si stanno aprendo, ecco, a questo discorso della public archeology. Questa è proprio public archeology, cioè l'uso pubblico del dato archeologico ai fini della comunità. Ed è questo che è il senso della disciplina, così come viene insegnata nel mondo anglosassone. Cioè, non è un lavoro fine a se stesso per la Torre d'Avorio, o per gli specialisti, o per la rivista specializzata, ma è un lavoro utile poi alla comunità. Questo è il punto. Beh, è importante anche che poi le singole amministrazioni si dotino di carte archeologiche comunali, sì, attraverso lo strumento. Poi però c'è il rischio che le lasciano lì, eh. Allora, capito? Perché una cosa è lo strumento. Io ho visto tante carte archeologiche che poi sostanzialmente sono rimaste un po' da parte dal punto di vista della potenzialità di sviluppo, ecco, di un territorio, e quindi dell'amministrazione di un territorio. Secondo me il discorso invece della unione degli obiettivi, della comunione di obiettivi tra archeologo e pianificatore è molto più produttiva dal punto di vista soprattutto della conservazione, valorizzazione e definizione dei paesaggi. Guardate che i pianificatori paesistici si stanno muovendo, per esempio credo che a livello nazionale sia stata recentemente riconosciuta la categoria dei paesaggi rurali di valore storico, di interesse storico, i cosiddetti PRIS, però non ne conosco esattamente la dizione, se non vado errato. Ecco, ovviamente il conferimento di storicità ad un paesaggio è il punto importante per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, altrimenti andiamo nella disneificazione. E la storicità del paesaggio è riconosciuta da chi si occupa di capire l'evoluzione, la nascita e l'evoluzione di un paesaggio. E quindi dall'archeologo, dallo studioso, dal geografo, dal cartografo sostanzialmente, da chi si occupa proprio di analizzare, per esempio, non so, noi abbiamo imparato tantissimo dai geografi nell'utilizzazione, per quanto riguarda il progetto Eleiva, cioè dell'analisi della Val d'Orcia dal punto di vista della storia dell'olivicoltura, analizzando i cabrei che sono le carte delle tenute settecentesche o seicentesche. E lì certi aspetti del paesaggio attuale derivano direttamente, in alcuni casi, in alcune tenute si sono conservati in modo stupefacente questi oliveti seicenteschi o settecenteschi. Fanno parte di un paesaggio che viene messo in luce dallo specialista, il famoso decisore di cui parlavo questa mattina. Però deve essere un lavoro integrato, altrimenti non funziona. Non so se ho risposto alle vostre osservazioni. Della disneificazione abbiamo parlato stamattina, cioè spettacolarizzazione dei contenuti attraverso forme di ricostruzione di caratteri archeologici del luogo sempre più distanti dalla verosimiglianza / realtà storica del sito. Un lavoro di ricerca è il lavoro che lo specialista deve mettere a punto prima di valorizzare, sempre, sempre, altrimenti corre il rischio di incappare nella cosiddetta disneificazione. A questo si aggiungono però, come livello di difficoltà, i costi molto alti della conservazione dell'ambiente, della conservazione del paesaggio archeologico, attraverso evidentemente la tutela del sito archeologico, che fanno preferire sempre di più spesso l'archeoparco. Che cos'è l'archeoparco? Sono siti, oggetti e catene operative non originali, copie della realtà, d'accordo? L'archeodrome di Bonn, l'archeodrome che ho menzionato prima, era in tutto e per tutto un archeoparco, cioè la riproduzione dalla realtà di oggetti, quindi di monumenti della civiltà dei Celti, riproposti provenienti da diverse località e riproposti in un unico sito che era un vero e proprio archeoparco. Al vero parco archeologico, perché conviene fare l'archeoparco? Perché non ci sono i costi della tutela, non ci sono i costi della conservazione e francamente
L'archeoparco è un luogo dove poi poter sviluppare anche meglio delle attività di tipo ludico, per esempio con i giovani, tanto per dirne una, di tipo archeosperimentale anche con i giovani, ma non necessariamente con i giovani. Partendo evidentemente da dati reali, quindi da processi reali. E quindi l'archeoparco fa sì che l'archeoparco oggi convenga dal punto di vista di investimenti, può essere un assurdo, rispetto a che cosa? Rispetto allo sviluppo del vero parco archeologico, inteso come sistema di servizi generato e aggiornato dalla ricerca archeologica nel sito, quindi condotta attraverso dei veri e propri risultati di ricerca. Allora, è chiaro che il sistema dei parchi della Val di Cornia è un sistema estremamente complesso. Io vi chiedo scusa, nel senso che vado ad un'altra presentazione rapidissimamente, e vi chiedo scusa perché le slide sono commentate in inglese, ma spero che mi perdonerete, insomma, mi soffermo, per cui, ecco. Il sistema dei parchi della Val di Cornia è un sistema complesso che, vi dicevo, si trova creato attraverso l'identificazione di una forma di gestione dei parchi già nel 1993 attraverso la creazione di questa società di gestione che è una SPA, che era nata allora sulla spinta della legge 142 del 1990, la legge che allora governava e riordinava le amministrazioni locali sostanzialmente, ma che trova già negli anni 70 l'impostazione e il riconoscimento all'interno dei primi strumenti urbanistici gestiti dai comuni, amministrati dai comuni, il riconoscimento di valore di alcune delle aree dei 5 comuni interessati della Val di Cornia, e cioè il comune di Piombino, Sassetta, Suvereto, Campiglia Marittima e San Vincenzo. Abbiate pazienza, quando non li dico in ordine mi confondo. Questi 5 comuni partecipavano all'associazione intercomunale dei comuni della Val di Cornia, all'interno della quale si trovava anche originariamente il comune di Castagneto Carducci, che non è entrato poi a far parte del sistema dei parchi della Val di Cornia. Un riconoscimento di valore che, come vedete, è stato tradotto poi nella creazione di uno strumento di gestione, che è questa società dei parchi, inizialmente pubblico-private, a partire dal 2006 esclusivamente di proprietà pubblica, e che ha avuto diciamo, il coraggio, nell'identificazione di uno strumento così complesso come una società per azioni, di affrontare però in maniera integrata la gestione e il governo della complessità di una realtà così variegata come quella, appunto, sia naturalistica, sia quindi ambientale, sia culturale e archeologica della Val di Cornia. Considerate che nell'ambito di questi 5 comuni, la società dei parchi della Val di Cornia era considerata fin dall'inizio, e lo è sostanzialmente tuttora, un'attività di gestione dei servizi correlati ai parchi, ai quali i comuni hanno fatto ricorso costruendo il pacchetto azionario sostanzialmente della società, con le forme di cofinanziamento dei fondi europei che i vari comuni hanno ricevuto, finalizzati alla costruzione del sistema dei parchi culturali della Val di Cornia, per cui hanno investito in modo assolutamente positivo e brillante, a mio parere, come capacità di pianificazione, esattamente quei fondi, quelle parti di cofinanziamento che dovevano versare perché fosse recepibile attraverso la regione, dal comune, il finanziamento europeo per la costruzione dei singoli parchi, e così si sono trovati in mano praticamente un pacchetto azionario abbastanza consistente, che ha permesso l'avvio di una attività da parte di una società di servizi
il cui pacchetto azionario era al 51% di maggioranza pubblica, cioè in mano ai comuni della Val di Cornia. Questi cinque comuni hanno cominciato attraverso varie linee di finanziamento europeo a recepire fondi che sono stati impiegati, vi dicevo, per la costruzione del parco archeominerario di San Silvestro a Campiglia Marittima, eccolo qui, del parco archeologico di Baratti e Populonia nel comune di Piombino, eccolo qui, del parco costiero della Sterpaia nel comune di Piombino, del parco costiero di Rimigliano nel comune di San Vincenzo, del parco forestale di Poggioneri nel comune di Sassetta, nel parco naturale di Montioni, che poi nel comune di Sovereto, ma che poi è diventato un parco interprovinciale ai sensi della legge regionale che è stata varata nel 1995 per le aree protette in Toscana. Da questo punto di vista, il sistema dei parchi della Val di Cornia è stato quindi oggettivamente un investimento di area molto ampia, cinque comuni, con uno strumento di gestione assolutamente innovativo e che soprattutto ha saputo generare, attraverso una definizione che forse è limitativa, ma che usano spesso, devo dire, i commenti che sono stati fatti poi nella bibliografia che vi indicherò, relativa ai parchi della Val di Cornia, come definizione appunto di questa di società di servizi, cioè quella di stazione appaltante sostanzialmente dei lavori di costruzione e di manutenzione e conservazione dei contenuti dei singoli parchi, sostanzialmente all'interno del piano dei parchi della Val di Cornia. È chiaro che questo, come vedete, la bontà di questo sistema e devo dire anche l'aspetto di unicità che poi che caratterizza questo sistema è venuto fuori da che cosa? Dal fatto che parte dal basso, cioè sono stati i comuni a sviluppare un sistema di parchi dal basso e portarlo sempre di più verso l'alto. La maggior parte di questi parchi è oggi riconosciuta nel sistema delle aree naturali protette di interesse locale, le cosiddette ANPIL della regione toscana. Perché? Perché i parchi, poi i singoli comuni, hanno richiesto alla regione toscana di riconoscere i parchi, il sistema dei singoli parchi, ciascun comune per il proprio parco, ha chiesto di riconoscere appunto i singoli parchi nel sistema delle aree protette varato nel 1995 legge regionale sui parchi. Sto cominciando a perdere qualche colpo, credo che sia anche comprensibile dopo tante ore di lezione. Vi chiedo scusa. Da questo punto di vista, vi dicevo, l'originalità di questo sistema è stato proprio al centro di analisi particolari. Adesso vediamo vederne qualche dettaglio. Io ho lavorato nel sistema dei parchi della Val di Cornia dal 1995, dalla fine del 94, praticamente alla fine del 1998, per cui 4 anni buoni, e ho partecipato, ecco, alla costruzione del sistema degli itinerari del parco di Baratti e Populonia, che è nato con una formula particolare di acquisizione di parte della superficie. Questo è un parco che ha una sua perimetrazione rappresentata da una zona di proprietà dello Stato, un'area demaniale che è quella della necropoli costiera del Golfo di Baratti, sostanzialmente la necropoli di Populonia cosiddetta, del Golfo di Baratti, che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dato attraverso uno specifico atto di concessione in gestione alla Società dei Parchi della Val di Cornia, e poi ad un resto, diciamo, di parco che è costituito da terreni di proprietà comunale che sono stati nel tempo acquisiti dal comune di Piombino, per cui arriviamo a circa 90 ettari, se non ricordo male, di estensione del parco archeologico di Baratti e Populonia. All'interno di questa superficie trovate vari monumenti
questa era la parte iniziale del parco, perché poi nel 2007, se non vado errato, è stata aggiunta la parte relativa all'acropoli di Populonia all'interno del sistema dei parchi, del parco archeologico di Baratti e Populonia, con l'apertura dei cantieri alla visita di scavo che dal 1998 fino al 2006 praticamente avevano interessato la parte della, una piccola parte della città antica di Populonia, quindi la parte sovrastante il primo nucleo del parco di Baratti e Populonia. Da questo punto di vista, come vedete, il mio lavoro è stato semplicemente quello di organizzare degli itinerari e coordinare degli itinerari che in parte erano, anzi in gran parte erano già stati impostati dal lavoro che la soprintendenza, allora soprintendenza archeologica della Toscana, aveva compiuto attraverso la figura dell'attività, attraverso la figura di Antonella Romualdi, che aveva lavorato per lunghi anni alla costruzione proprio dei singoli elementi del parco di Baratti e Populonia e alla sua poi progettazione. E vi dicevo, io mi sono limitato a mettere insieme, a costruire gli strumenti cartografici e segnaletici per collegare i vari punti di questo parco. In particolare qui vedete, poi sono aumentati questi itinerari, qui vedete l'itinerario, la via delle cave, che è quella arancione, che è questa qui, che portava attraverso le necropoli etrusche della zona e le cave di pietra locale che erano servite agli etruschi per la costruzione sia degli edifici che delle mura di Populonia. E poi per quella che avevo chiamato la via del ferro, che era questa qui, che conduceva attraverso le necropoli costiere, quindi la necropoli sostanzialmente di San Cerbone, attraverso un ampliamento nella zona del Conchino e che si intersecava con il cosiddetto itinerario del ferro, perché sapete che molte delle necropoli etrusche del Golfo di Baratti poi sono state coperte da questa attività siderurgica proprio condotta in modo sistematico dagli etruschi stessi, e che pian piano hanno ricoperto le necropoli più antiche che erano state costruite nella zona a partire dal VII secolo a.C. Ci sono anche quelle protostoriche, però la maggior parte delle necropoli appartiene al VII-VI secolo a.C. e progressivamente sono state ricoperte dalle scorie di ferro di produzione appunto etrusca. La produzione del ferro si è fermata più o meno intorno al primo secolo avanti Cristo nella zona, ma questo è un dato che le ricerche recenti stanno in qualche modo modificando. Dal punto di vista dei cinque parchi, noi abbiamo che il vantaggio portato da questa società, assolutamente percepibile e visibile dal punto di vista della gestione, È un vantaggio che ha giocato molto nella successiva vitalità della Società dei Parchi della Val di Cornia. Perché ha giocato molto? Perché i servizi collegati ai parchi archeologici, e quindi squisitamente... Scusate, ogni tanto ho necessità di fermarmi, se no non ce la faccio. Fermo per qualche secondo. E quindi squisitamente i servizi, per esempio correlati alle visite guidate, per esempio correlati all'apertura e al il mantenimento del bookshop, per esempio correlati alla conservazione della sentieristica, per esempio correlati alla manutenzione del verde, per esempio correlati alla predisposizione all'allestimento della segnaletica e al rinnovo della segnaletica e via dicendo, oppure al sistema di predisposizione di strumenti diversi dalla interpretation, cioè dal processo appunto di guida fatta attraverso una guida vera e propria del parco, quindi non so... sì, audio guide e via dicendo. Non bastavano a garantire
la copertura delle spese di gestione della società e quindi il cosiddetto rapporto costi barra ricavi. Questo costo rapporti ricavi, il cui pareggio di bilancio è arrivato soltanto a partire dal 1993, anno di fondazione della Società dei Parchi Val di Cornia, è arrivato soltanto nel 2007 il pareggio costi ricavi, ve la dice lunga sul problema di far funzionare dei parchi archeologici ad elevata potenzialità, attenzione, all'interno però di un sistema che prevede che cosa? Altri parchi, in particolare quello su cui possiamo discutere di più, il parco costiero della Sterpaia, che avevano la funzione di mantenere un'area verde retrodunale al di là della duna costiera, quindi con un bosco planiziale di grandissimo interesse, esattamente posto al di là della duna costiera, che già di per sé doveva essere in qualche modo protetta, con l'uso a livello balneare della costa. Perché l'uso a livello balneare della costa? Perché la Società dei Parchi della Val di Cornia, tra i servizi offerti nel parco costiera della Sterpaia, prevedeva che cosa? Anche la organizzazione di parcheggi, di un sistema di parcheggi per auto e per veicoli più articolati e quindi più collegati a un turismo di tipo stanziale, residenziale, come camper e roulotte, per esempio. Ovviamente il fatto di stazionare in ambito pubblico era soggetto a un biglietto d'ingresso erogato attraverso una forma di parcheggio a pagamento. Questo sistema di uso regolamentato, che certamente ha messo ordine nel flusso stagionale alle coste per la balneabilità di tutto il promontorio e il golfo del comune di Piombino, ha in qualche modo consentito a una certa parte di ricavi al sistema dei parchi della Val di Cornia, tale da poter coprire i costi di gestione dei parchi archeologici, considerati come centri di costo a sé stanti e sui quali ovviamente molta parte della spesa era concentrata, a parte che sul personale, anche sulla conservazione e manutenzione dei singoli siti archeologici. Vi faccio solo un esempio banale. Nel parco archeominerario di San Silvestro si visita un tratto di miniera recuperato, una galleria di circa 400 metri di lunghezza che il visitatore percorre a piedi e che deve essere costantemente tenuta sotto monitoraggio da parte di un perito o da parte di un ingegnere minerario, sostanzialmente per la stabilità delle pareti interne, se non altro per la stabilità delle pareti interne di questa miniera, che è scavata all'80% all'interno del calcare massiccio. Quindi sono state necessarie nel corso del tempo chiodature, opere di disgaggio cosiddette, cioè di asportazione di parti fratturate della superficie della galleria della miniera e via dicendo, che hanno un costo naturalmente. Ecco, i siti invece archeologici all'interno del parco archeominerario avevano determinati costi di manutenzione o di restauro, evidentemente, per cui in questo caso la possibilità che introitare ricavi da parte di un parco usato prevalentemente e soprattutto a livello di utilizzazione appunto stagionale per uso balneare consentiva alla oltre evidentemente anche a un altro fattore, adesso non sto a esaminare i dati nella loro interezza, al fattore della crescita pian piano nel tempo che ha avuto fino a questi ultimi anni, fino almeno all'inizio della crisi, il numero dei visitatori dei parchi della Val di Cornia, che è partito da un numero relativamente basso, mi pare intorno ai 25.000 visitatori per il parco archeominerario di San Silvestro e ai 60.000 visitatori per il parco di Populonia, e poi soprattutto per quest'ultimo ha avuto un incremento notevole nel corso del tempo.
Quindi con l'equilibrio di queste due forme di ricavo si è potuto garantire lo sviluppo e la crescita della società in termini di unità di personale che venivano assunte sia a tempo indeterminato che a tempo determinato all'interno di questa società di servizi, ma anche e soprattutto garantire poi il pareggio di bilancio. Ma questo è soltanto uno degli aspetti che potrei appunto citarvi per quanto riguarda il funzionamento della Parchi Val di Cornia SPA. Allora, per arrivare ad una sintesi, così sono sicuro di non tralasciare nessun dato che ritengo in qualche modo importante. Tutti i parchi sono considerati autonomi centri di costo, all'interno però di una società che li gestisce complessivamente. Essendo allo stesso tempo organizzata questa agenzia, questa società, la società di Parchi Val di Cornia, oggi in due divisioni, una che si occupa dei parchi archeologici e l'altra che si occupa dei parchi ambientali. Richiamo, scusate, con termine proprio parchi ambientali, sono i parchi costieri e forestali. L'esperienza finanziaria e soprattutto economica della società che è stata creata nel 1993 ha chiaramente dimostrato che l'azione della società organizzata con criteri profilo giuridico privato, sebbene di proprietà delle amministrazioni locali e quindi pubbliche a tutti gli effetti, con il suo proprio apparato tecnico e amministrativo, è riuscita a sviluppare che cosa? Una pianificazione dello sviluppo dei parchi all'interno del sistema della Val di Cornia, ovviamente come in stretta collaborazione con gli uffici competenti per i singoli parchi dei comuni della Val di Cornia, a partire dal 98 con gli uffici del circondario competenti per funzioni, tra cui il famoso ufficio urbanistica del circondario della Val di Cornia, dando quindi eccellenti risultati in termini di progetti finanziati attraverso la Regione Toscana dall'Unione Europea. La conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico locale hanno certamente contribuito a incrementare il turismo e hanno favorito che cosa? L'allungamento della cosiddetta stagione turistica in area locale, cioè nel distretto della Val di Cornia. L'attività dei parchi ha stimolato e promosso lo sviluppo di ricadute occupazionali nell'ambito e quindi la promozione di sostanzialmente quello che si chiama indotto, occupazione indotta nel sistema della Val di Cornia, nel sistema produttivo della Val di Cornia, che come sapete, non l'ho detto prima, ma oggi è un po' di meno, ma insomma è stato dominato dalla monocultura del ferro e dell'acciaio, della siderurgia a Piombino sostanzialmente, con una direzione occupazionale che almeno fino all'inizio della crisi degli anni Ottanta della siderurgia italiana si era diretta proprio verso Piombino, da tutta la Val di Cornia. E quindi ha contribuito a sviluppare attività di lavoro collegato ai parchi, ve ne cito soltanto alcune, cioè per esempio visite guidate, assistenza alle scuole con attività speciali come archeologia sperimentale promossa da cooperative, l'apertura di bookshops, per esempio attività dei punti di ristoro, dei ristoranti e anche di ostelli più recentemente, attraverso che cosa? Il recupero di edifici collocati all'interno del sistema dei parchi. E l'attività dei parchi il recupero è stato effettuato con i fondi europei di questi edifici. La gestione viene promossa in esterno dalla società dei parchi attraverso delle gare per cui aziende private che vogliono impegnarsi in questa attività possono in qualche modo presentare
delle caratteristiche gestionali tali da poter aspirare, ecco, alla gestione quindi esternalizzata di questi servizi da parte della società di gestione. L'attività dei parchi ha, questo l'ho detto, ha valorizzato la gestione del turismo marino e della, tra virgolette, risorsa mare nella Val di Cornia, regolando l'accesso e quindi le aree di parcheggio dei veicoli, quindi delle auto e dei camper, e quindi anche l'accesso attraverso la predisposizione di una sentieristica particolare a luoghi di particolare valore naturalistico, e questo è avvenuto nel parco costiero di Rimigliano e nel parco costiero della Sterpaia. L'attività dei parchi ha aiutato a sensibilizzare a livello locale, soprattutto quindi tra i residenti, e soprattutto a livello di prodotto, di brand di questa zona dell'Alta Maremma, siamo ancora in quella cosiddetta Alta Maremma, seppure in provincia di Livorno, dell'immagine delle risorse locali, cioè siti archeologici, siti minerari e siti di archeometallurgia, boschi e spiagge, come un valore da considerare in un'unica e complessiva azione integrata di valorizzazione. Questo è importante. Il valore della società dei parchi è proprio assolutamente un valore di sistema. Da questo punto di vista dobbiamo però riconoscere che se dovessimo scostare i profitti ricavati dal controllo e dalla gestione dei parchi marini, dei parchi costieri, noi difficilmente potremmo garantire le condizioni di funzionamento della società soltanto con gli introiti dei parchi archeologici. Leggete, un'azione integrata di valorizzazione, quello che poi vi dirò nel pomeriggio, un'azione integrata di valorizzazione ormai è una condizione assolutamente ineludibile di valorizzazione, capite? Per il turismo, per lo sviluppo del turismo e per lo sviluppo non solo del turismo, ma anche delle strutture di gestione poi di valorizzazione del comprensorio. Leggi, in questo caso, società di gestione dei parchi della Val di Cornia, di proprietà dei comuni della Val di Cornia, ma anche l'indotto che si crea con il sistema dei parchi, d'accordo? Perché soltanto i parchi archeologici non riescono a mantenere queste attività, o perlomeno su un comprensorio così vasto, un'attività così ampia di gestione. È chiaro che i parchi archeologici hanno alti costi, che sono dovuti sostanzialmente a più è ampio il parco, più c'è bisogno di personale di gestione, quindi ai costi del personale e ai costi di conservazione dei siti. Per non dire ai costi di investimenti sulla ricerca nei siti. Perché? Perché il parco archeologico, altro aspetto che non ho ancora trattato, è importante per il fatto di investire nel patrimonio del parco attraverso la ricerca archeologica. Cioè la ricerca lì è finalizzata a creare nuovi poli espositivi dal punto di vista dei contenuti che si estraggono dal terreno e soprattutto nuovi itinerari all'interno dei parchi. Se voi andate a vedere, sono dati pubblici quelli, essendo una società pubblica, quindi sono perfettamente reperibili i dati dei bilanci della società dei parchi dal portale web della società dei parchi, e i dati pubblicati hanno chiaramente dimostrato e chiaramente continuano a dimostrare che il massimo dei profitti della società, a mio parere, perlomeno da una lettura di questi dati, a mio parere, vi dico, può darsi che mi sbagli, ma insomma ho potuto esaminare nel dettaglio alcuni dei dati degli ultimi anni prima della completa trasformazione in società pubblica del sistema dei parchi della Val di Cornia, provenivano assolutamente dai parchi costieri, in particolare dal sistema dei parcheggi allocato e sviluppato presso i parchi costieri, e quindi basato anche sui servizi in misura minore che la stessa società in questi ultimi anni ha predisposto presso i parchi costieri. Prego. Oggi con
reagito male, perché mi pare che da quest'estate o dalla successiva il Comune di Piombino, per esempio, ha ritirato la delega all'incasso dei parcheggi nel parco costiero della Sterpaia alla Società dei Parchi, togliendo praticamente una notevole fetta del ricavo che permetteva di mettere in atto una buona forma di sviluppo della società e quindi di garantire l'asset del pareggio sostanzialmente di bilancio. Come ha reagito poi alla crisi? Come sta reagendo quasi tutto il nostro paese alla crisi, cioè con una forma di restrizioni che si... non i licenziamenti, nella minore assunzione per esempio del personale temporaneo che ogni estate veniva assunto per la gestione dei parcheggi del sistema dei parchi della Val di Cornia, per esempio. Ecco, quindi. Minore supporto. No, non si è bloccato tutto, si è bloccato tutto per altri motivi, nel senso che è chiaro che mancando i fondi in questo momento ci sono delle difficoltà a continuare i progetti di ricerca alimentati all'interno dei parchi, però credo che ci siano anche delle soluzioni che loro stanno cercando in modo diverso. Mi direte piuttosto che se io mi sento di fare un'osservazione per come conosco il sistema dei parchi della Val di Cornia, che forse in questi casi si potrebbero sviluppare progetti alternativi, cioè il progetto del campo archeologico internazionale che io sto mettendo in atto in provincia di Grosseto, secondo me, ecco, io qui l'avrei visto come un campo straordinario di applicazione, capite? Perché avete i luoghi dove farlo, c'è un ostello che è stato recuperato con i fondi europei e che serve ed è gestito in forma esternalizzata da una società che evidentemente gestisce l'ostello da parte della Società dei Parchi e che potrebbe essere un eccezionale ostello per ospitare tutti gli archeologi di un ipotetico campo di ricerca internazionale. Capite cosa voglio dire? Cioè, a mio parere, se posso fare un'osservazione critica alla Società dei Parchi, è che mancano, avendo a disposizione un patrimonio di così elevato valore e soprattutto un sistema di gestione così sviluppato, forse mancano dei progetti che mettano ancora di più la Val di Cornia al centro dell'universo sia culturale sotto il profilo archeologico che soprattutto progetti di tipo ambientale. Se ne potrebbero sviluppare diversi dal punto di vista dell'analisi, per esempio della questione del progetto Vinum di cui vi parlavo nel pomeriggio, l'analisi cioè della sopravvivenza di vitigni antichi all'interno o vicino ai siti archeologici. Sono le 14. C'è qualche altra domanda, qualche altra osservazione o le rimandiamo a dopo?